Il primo disco, un disco in cui abbiamo usato pure le voci che aveva registrato Roberto De Simone, un altro maestro che pochi giorni fa ha fatto il compleanno, 90 anni, e quindi un grande applauso a Roberto De Simone. Quindi noi abbiamo parecchi compagni di viaggio e Marcello con noi è stato un grandissimo, ha sempre collaborato con noi nel primo disco, in Sanacore, con un pezzo che si chiama Amore Nemico, che è stata una grandiosa interpretazione. Marcello mancherà a tutti noi e mancherà alla cultura popolare, non solo campana, non solo italiana, ma internazionale. Viva Marcello Colasurdo! Che cosa fate questa sera? Che cosa ci suonate? Questa sera facciamo due pezzi che sono praticamente inediti, uno dei quali è il disco di Paolo. Paolo, dove sei? Vieni Paolo, Paolo, eccolo qua, arrivi. Paolo. Allora, che suonate stasera? Facciamo due pezzi, un pezzo di Alma Megretta e due pezzi miei, uno di un disco che ho fatto qualche anno fa, che si chiama Intraterre, e uno che ho preparato per un evento, riferito comunque alla musica popolare. Non ti nascondi, sai cosa? Ma tu te lo ricordi l'incontro con Marcello? Assolutamente. E raccontici. Vabbè, è stato un incontro emozionante, con tutto ciò che riguardava Marcello, che faceva proprio dei sentimenti, quindi è stato un incontro bellissimo, ricorderemo sempre. Tutte le volte che l'abbiamo visto, tutte le volte che ci abbiamo collaborato, è stato sempre molto forte. Ma qual era la caratteristica, secondo te, fondamentale, la sua cifra? Qual era l'elemento musicale? Raccontiamolo a loro, perché questo è importante. Era quello di saper abbracciare in maniera molto naturale diversi modi, diversi spiriti, insieme, e fare della solidarietà una cifra. Poi vorrei ricordare la grande generosità di Marcello. Marcello si dava sempre e comunque in qualsiasi situazione. Quando c'era da fare festa e cantare e suonare, lui era sempre disponibile. Gennaro T. Paolo Polcari, omaggio a Marcello Colasurdo. Andiamo avanti.